Silvio Paolucci, si è appena conclusa la conferenza stampa del centro-sinistra dove commentate la rete ospedaliera presentata dalla giunta regionale. Quali sono le maggiori criticità che individuate? Un grande bluff, il tradimento di una lunga campagna elettorale strumentalizzando l'argomento della sanità e tradendo tutte le aspettative del territorio. Un piano ormai datato già di 2 anni, si pensi che si dovrebbe approvare e discutere in Consiglio regionale un programma che riguarda il 2019-2021, siamo solo alla bozza ed è già febbraio 2021. È chiara la presa in giro. E di luogo in luogo, dai 4 presidi dei comuni capoluogo, trasformati di fatto a un DEA di primo livello, fino ad arrivare a tutte le promesse tradite da Giulianova a Sulmona, da Avezzano a Lanciano e Vasto, e ai presidi più periferici o più piccoli, quelli oggetto della campagna elettorale, di fatto a tutti è stato dato un grande schiaffo alle comunità, agli amministratori, ai sindaci, alle aspettative di una campagna elettorale giocata esclusivamente sulle promesse con la presenza di Marsiglio, Meloni e Salvini. Ci sarà un ruolo del Consiglio regionale su questo documento? Abbiamo voluto e ottenuto questo. Abbiamo fatto una richiesta al Collegio delle Garanzie Statutarie, all'Ufficio Legislativo del Consiglio regionale, perché in 2 anni è stato negato al Consiglio regionale persino il trasferimento di queste informazioni che sono arrivate solo dopo un accesso agli atti. E l'appello che abbiamo rivolto per iscritto, ecco, ha dato il suo esito favorevole, pubblicato nel Burat. I poteri sono del Consiglio regionale. Grazie al centrosinistra questa regione non è più commissariata in sanità. Non si può procedere escludendo il Consiglio regionale e il confronto nell'aula consiliare.